Eccoci qua, buongiorno a tutti, Fabio Grande. Oggi facciamo la Vallupara fino al Sirente, la cima della Castellina che ci manca dalla collezione, no? Poi vediamo se facciamo un altro pezzetto di cresta, ci proviamo, se no no, vediamo un po' situazione, vediamo se riusciamo a salire un po' ripido, no? Camminava con lui. Sì, ma mi ha detto che vanno, però che lui manda l'email. Ripresa con il sole. Ah, allora vabbè, sì. Ah, ma il bilancio è più del 2003. Ma è 2-3? No, 2-3-50? Ah, vabbè, insomma. Vabbè, insomma, fra i 500 e 600, così. Ci cammini bene, anche se ripido, però c'ha le belle curve. Sì, sempre faticoso, no? Passa, passa. Eccoci qua, saliamo dalla Vallupara, molto bello, ambiente montano, ricorda un po' il nord Italia, anche se siamo sul nostro Appennino. Non amo molto parlare quando faccio questi filmati perché lascio alla natura esprimere tutta la sua bellezza e a volte veramente non c'è bisogno di parole superflue, magari scontate. Ci manca poco, ma ancora faccio i panellai qui. Non lo mangio.
Eccoci sulla Castellina, questa cima che mi mancava, sono felice del Sirente. Ora vediamo il diganale che ci sono stato, vediamo di se ci rinunciamo, non so quanto è distante. La cima della Castellina, che abbiamo il Sirente qua davanti. Sera di Celano, Monte Etra. Bello spettacolo. Che spettacolo, mamma mia, non ho mai fatto sto sentiero con visibilità, con la Castellina fatta un attimo fa, per oggi ci fermiamo col Sirente e basta così, tanto il diganale è già fatto. Mamma mia ragazzi, cioè io dico con parole, il nostro Appennino veramente non è da meno, sono dei posti veramente spettacolari. Ma tu non lo vuoi fare? No, è tutto da capo. Proprio mediterraneo.
Bene, eccoci al termine dell'escursione. Questo è lo sciale del Sirente. Noi siamo partiti per fare la Vallupara, una splendida Vallupara molto faticosa. Fare questo Sirente, la cima della Castellina. Grande soddisfazione e bello allenamento.